Gli auricolari per fare sport sono decisamente costosi, specie se vogliamo qualcosa che ci liberi dall'ingombro dei fili. È facile da capire il perché. Un buon auricolare sportivo deve avere una certificazione IP per resistere al sudore, la cancellazione del rumore, una buona presa sull'orecchio senza risultare fastidiosa, un ottimo audio e ovviamente un buon microfono per chiamate e una batteria decente. Per avere tutte queste caratteristiche di solito bisogna aprire bene bene il portafogli. Fortunatamente per noi Jabra, uno dei produttori di auricolari più popolari del mondo, la pensa diversamente e ci ha mandato un sample delle sue Elite 4 Active, delle cuffie auricolari per fare sport che sembrano possedere tutte le caratteristiche sopracitate. Ma sarà davvero così? Scopriamolo insieme in questa recensione approfondita. Iniziamo dall'unboxing e dall'analisi esterna di questo particolare headset. La scatola di cartone riporta tutte le informazioni essenziali come la compatibilità con Spotify Tap, Alexa e il Fast Pair di Google. All'interno della confezione troviamo ovviamente le nostre cuffie auricolari alloggiate comodamente nella loro custodia, gli adattatori in gomma per trovare quello perfetto per il nostro orecchio e un cavo USB di tipo C per la ricarica. La confezione è abbastanza semplice, Jabra ci tiene a spiegarci che è stata realizzata con un bassissimo impatto ambientale, un fattore da tenere sempre più in considerazione in questi ultimi periodi. Il materiale delle Elite 4 Active sembra robusto e compatto, in qualche modo ricorda le cuffie di categoria premium. Interessante notare l'assenza di un laccetto, quindi dovremmo affidarci esclusivamente al design dell'auricolare. Comunque sia, sono inclusi dei caps in silicone per trovare la nostra giusta misura ed evitare così il rischio di perdere le cuffie. Diamo un'occhiata poi al piccolo case per la ricarica, con una presa USB-C sul retro. Anche la custodia di ricarica sembra molto solida, di dimensioni sufficientemente compatte per essere inserita all'interno delle nostre tasche. Tornando sui materiali, è bene dirlo subito, le nostre Jabra Elite 4 Active hanno ottenuto la certificazione IP57, il che significa che riescono a resistere agevolmente a polvere ad acqua, senza contare il sudore derivato da eventuali sessioni di training. Proviamo a indossarle. Beh, posso dire che sono abbastanza confortevoli, sembra che resistano anche a movimenti e salti. Le Jabra Elite 4 Active hanno i controlli touch posizionati qui sulla scocca esterna. Sulla cuffia sinistra, premendo una volta, possiamo attivare la cancellazione del rumore, rispondere a una chiamata e mutare il microfono. Premendo due volte si attiverà l'assistente vocale, possiamo chiudere una chiamata o far partire una canzone raccomandata da Spotify. Tenendo premuto si abbasserà il volume, la buds destra metterà in pausa o in play un brano, risponderà a una chiamata e muterà il microfono con un doppio tocco. Il doppio tap invece skipperà la canzone o chiuderà la chiamata. Nel destro c'è anche il triplo tocco che farà ricominciare un brano o tornare indietro di una canzone. Tenendo premuto aumenteremo il volume. C'è da dire che le pressioni devono essere decise e rischiano sostanzialmente di infilarci dentro il canale auricolare le cuffie in maniera piuttosto fastidiosa. Non è una bella sensazione. Per configurare al meglio le nostre cuffie dovremo scaricare l'app Sound Plus, anche per aggiornare i nostri auricolari con il firmware più recente. Come potete vedere l'app sembra abbastanza semplice, ci dà subito una panoramica sul livello di carica degli auricolari singoli e della custodia. L'app ha comunque moltissime configurazioni per la customizzazione, si può attivare NC All Hear Through, possiamo creare un equalizzatore personalizzato e molto altro. Ma ora bando alle ciance, facciamoci una bella corsetta con le nostre Jabra Elite 4 Active. Ecco, devo dire che questi auricolari reggono bene sudore e fatica, nonché corsa e sbalzi vari. Il segnale è anche più che buono, anche la batteria sembra reggere l'utilizzo intensivo che ne stiamo facendo. Test sportivo superato. Parlando ancora della batteria, è chiaro che questa non sia niente male. Testando il playback continuo a circa 70 decibel con ANC abilitato, la nostra Jabra Elite 4 Active ci hanno stupito con poco più di 7 ore di autonomia. Che, bisogna dirlo, per questa fascia di prezzo è tutto fuorché scontato. Le Jabra Elite 4 Active se la cavano bene anche dal punto di vista dell'isolamento acustico, che è molto ben realizzato tenendo conto della fascia di prezzo di questi auricolari. Altra domanda interessante è la qualità del microfono. Sono tanti gli auricolari che danno una buona qualità di ascolto,
alto ma una pessima prestazione microfonica. Le Jabra-Elite 4 sono più che sufficienti e ascoltate questa registrazione fatta in ambiente rumoroso ufficio per rendervene conto. Audio di prova registrato in ambiente rumoroso. In sostanza le Jabra-Elite 4 Active hanno moltissime feature e un'ottima performance acustica, specialmente per questa fascia di prezzo. Ed è proprio questa la chiave di volta delle Jabra-Elite 4 Active. E a questo price range è praticamente impossibile trovare qualcosa di meglio che riesca a offrire le stesse caratteristiche o lo stesso livello di personalizzazione. Ricapitolando, pro delle Jabra-Elite 4 Active, buona qualità audio, certificazioni P57, un'app customizzabile, un prezzo super competitivo. Contro di Jabra-Elite 4 Active, premere i bottoni nell'orecchio non è affatto confortevole. Ad ogni modo, ecco il verdetto di BPM Power. Auricolari sportivi Jabra-Elite 4 Active, approvate!